La situazione si commenta da sola, purtroppo è l'ennesima riprova di quello che noi diciamo da tempo e facciamo un ulteriore avvertimento al governo. Le situazioni come questa aumenteranno perché le situazioni del mare si mettono sempre più in condizioni di affrontare viaggi della speranza. Qual è la soluzione? Se la soluzione è Mare Nostrum, noi continuiamo a dire che è assolutamente inefficace. Soprattutto vorrei ricordare al ministro Alfano che durante un confronto io sono stato espulso, che proprio lui disse che noi eravamo assassini. Bene, adesso lui è ministro, di chi è la responsabilità? Se tanto mi dà tanto, dovrebbe dimettersi subito per essere coerente con le sue stesse parole. Fallimento ormai chiaro dell'operazione Mare Nostrum. Noi l'avevamo detto che con questa operazione non solo si sarebbe evitato lo sbarco dei clandestini, ma non si è nemmeno riusciti a fare quello per cui l'operazione era nata, vale a dire salvare la vita dei migranti. Io penso che ormai Alfano debba trarne le conseguenze e, se gli è rimasto un minimo di dignità, rassegnare le dimissioni da un incarico che ha chiaramente dimostrato di non essere in grado di portare a termine. Ma siamo di fronte alla follia di questa decisione di Mare Nostrum, ma è follia non solo per la Lega, ma anche per gli altri stati europei che, anche se non possono in modo così palese dichiararlo, ma sono contrari a questa manovra del governo italiano. Non solo i governi di destra, cosiddetta destra europea, ma anche i governi socialisti e quindi di sinistra come il governo francese sono fortemente critici nei confronti di questa operazione. Siamo di fronte a uno scaricabarili vergognoso tra il governo italiano e l'Unione Europea. Per noi c'è il combinato disposto dell'incapacità e delle responsabilità tanto del governo Renzi e del ministro Alfano quanto dell'Unione Europea per bocca della commissaria Malmström. Entrambi sono inadeguati, entrambi stanno dimostrando irresponsabilità e incapacità nel gestire il fenomeno dell'immigrazione. L'Europa se ne disinteressa e l'operazione Mare Nostrum è un fallimento. Lo scopo umanitario viene meno nel momento in cui vi sono le morti come quelle degli ultimi giorni. Stanno scaricando sul nostro territorio 30.000 immigrati clandestini che costano 1.200 euro al mese. È un fallimento e dell'operazione Mare Nostrum e un fallimento da parte del governo. Abbiamo chiesto e ribadiamo che per noi il ministro Alfano si deve immediatamente dimettere. Beh, la conseguenza inevitabile della politica di questi governi che hanno dato dei messaggi negativi, sbagliatissimi, e che quindi hanno invogliato questi disperati a salire sulle barche, sulle navi e attraversare il Mediterraneo. Sappiamo benissimo che è pericoloso e proprio per questo noi continuiamo a sostenere che debbano essere respinti alla partenza, laddove avevamo fatto nel 2009 con Roberto Maroni il blocco navale. Quindi se non partono non accadono questi fatti. In aiuto a questa situazione drammatica, al governo e a Renzi è andato il Movimento 5 Stelle, che ha presentato e votato l'abolizione del reato di immigrazione clandestina. Questo significa che PD e Movimento 5 Stelle vogliono favorire l'immigrazione clandestina ed anche drammaticamente, e ciò drammaticamente comporta i drammi in mare che abbiamo visto. Non solo, i dati di Frontex di quest'oggi dicono che quest'anno è aumentata dell'823% l'immigrazione nel nostro paese. Quindi è chiaro un fallimento su tutti i fronti con una maggioranza allo sbando e la connivenza di Grillo.